Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Ciociaria, a Piglio, in provincia di Frosinone. Il comune si trova a 620 metri sul livello del mare e conta 4.700 abitanti. In questo momento ci troviamo nella zona montana e in questo luogo amava raccogliersi in preghiera il beato Giovanni Paolo II. Arrivò qui attraverso un rappresentante della Gendarmeria Vaticana nativo di Piglio. Nel corso della puntata scopriremo il borgo, le chiese, le eccellenze, il vino cesanese, il dialetto. Non aggiungo altro, la parola alle immagini. Benvenuti a Piglio, è un paese molto rilassante, molto accogliente, molto ospitale. A Piglio si respira l'aria pulita grazie alle sue montagne, al suo paesaggio e qui appunto ci si può rilassare praticando degli sport, facendo le passeggiate nei nostri innumerevoli sentieri che attraversano il nostro territorio. È un paese che presenta un po' un'aria incantata, infatti qui pensate che si tramandano ancora oralmente le antiche leggende che parlano di folletti, di fate, di tesori nascosti dai briganti. Se venite a Piglio sicuramente non ve ne pentirete perché è impossibile non amarlo, è impossibile non rimanerne incantati, non rimanerne affascinati. Quello che possiamo dire del nostro paese è che è un paese che invita la gente a visitarlo perché la natura è così lussureggiante, così accattivante che tante persone che vengono a Piglio, anche per la sua conformazione che ha, se lo vedete dall'alto sicuramente ha una forma a ferro di cavallo perché si erge su uno sperone delle nostre montagne e praticamente dà questa immagine quasi, soprattutto se la visione non è di giorno ma è notturna, di un piccolo presepe. Quello che voi vedete entrando nel nostro paese è il Castello Colonna, è la prima cosa che vedete da lontano e sta a simboleggiare proprio che cosa? L'età medievale della nostra cittadina. Tutto fondato sulla roccia. E praticamente su questa roccia è stato costituito il nucleo portante della nostra cittadina antica. È un paese che vive di agricoltura, un paese che ha come fiore all'occhiello il cesanese del Piglio, un prodotto unico nel suo genere, soprattutto nell'area della Ciociaria. Voi vedete quello che è il gonfalone del nostro paese, che ha come simbolo principale l'aquila con l'elmo. Indica che cosa? Che Fabio Massimo il temporeggiatore, a cui praticamente fa riferimento la nascita del nostro paese, passando in questa località per un colpo di vento forte perse il suo elmo, da cui la parola pilum, che in latino vuol dire elmo, e si fermò a raccogliere l'elmo. Da qui nasce il nome di Piglio. Accanto all'aquila e all'elmo ci sono i tralci dell'uva. Volevo raccontarvi un po' la nostra storia con Giovanni Paolo II, a noi è stato sempre caro. Quando si seppe questa benedetta visita di sottorifugio, era giovedì 14 aprile del 2004 qui a Piglio, nei pressi del Santuario della Madonna del Monte, detto più comunemente Iunzuglio, la voce si sparse in un batter d'occhio. Pian piano ci organizzammo. Allora io dissi se era possibile andare dopo 6 mesi come ringraziamento, anche perché lui venne a Piglio l'ultima volta, sempre questo dalla Gendarmeria Vaticana, agli inizi di settembre, sempre del 2004.
Allora si proclamò per la fine di settembre ed era mercoledì 29 settembre e ci recammo con un pullman di parrocchiani, un po' di tutta la zona di Piglio e portammo lì un agnellino come ce lo dimostra la foto e un quadro che si vede bene dalla foto con la chiesa principale con i due campanili, il caseggiato del Borgo Antico e Giovanni Paolo II più che guardare l'agnellino era attratto dalla chiesa con i due campanili giustamente perché lui questo tratto di strada l'ha percorso diverse volte per venire e alla Santissima Trinità, a Subiaco, poi quella famosa visita di quella mezza giornata su al Santo Biasio. Appena iniziato il pontificato di Papa Francesco e se venisse l'accoglieremo a braccia spalancate e gli offriremo il nostro vino cesanese, il nostro olio qui della zona. Al centro di Piglio, in provincia di Frosinone, svetta la collegiata intitolata Santa Maria Assunta, dotata di due campanili, ma andiamo a conoscere il parroco. Ci troviamo nella chiesa di Santa Maria Assunta. Storicamente è nata nel 1298 e terminata nel 1301, quindi è di questo periodo una chiesa con una navata centrale e due laterali. C'è un abside e l'altare, come vediamo su in alto, c'è il quadro che riguarda proprio la Madonna Santa Maria Assunta. E sotto i piedi della Madonna troviamo San Lorenzo e il Beato Andrea. Il patrono è San Lorenzo di questo paese Piglio. Lateralmente abbiamo altri quadri che riguardano San Giovanni Bosco, la Madonna delle Rose e c'è anche qui vicino alla chiesa un santuario dedicato alla Madonna delle Rose, la quale viene a farci visita durante il periodo della Pentecoste fino alla fine dell'estate. E una cosa importante che abbiamo anche all'interno di questa chiesa, una bella sacrestia, dove ci sono ancora dei reperti riguardo agli usi tradizionali antichi delle reliquie, chiamati reliquiari. Poi troviamo due conventi, oltre a quello di San Lorenzo, dove in una roccia, all'interno di questa roccia, ha abitato per tanti anni il Beato Andrea. E in quel periodo, lì, è nato anche questo convento dei frati che oggi fanno cura di questo convento. E invece dall'altra parte, sempre fuori al paese, c'è l'altro convento dove ci sono stati i frati francescani e oggi non è più in uso per i frati, ma c'è un gruppo di ragazzi Nuovi Orizzonti guidati da Chiara Mirante. Abbiamo il rapporto con il popolo, ma soprattutto con queste tre confraternite che esistono all'interno del paese, tra la confraternita di Sant'Antonio, poi venendo su al paese questa della Madonna delle Rose, la confraternita dell'Oratorio. Quindi già con questi c'è un cammino che va verso quella che è l'espressione della fede. Poi la catechesi riguarda i nostri fanciulli e le persone che sono all'interno della Chiesa e vivono questa fede anche a livello di azione cattolica. E la fede più sentita è proprio quella verso la Madonna, anche se tutto va verso il Signore.
Il territorio a vocazione agricola di Piglio, in provincia di Frosinone, fornisce tanti ingredienti alla genuina cucina. È il momento della gastronomia. Su questo tavolo abbiamo messo quella che è l'offerta gastronomica del paese. Quindi si parte con un antipasto tipico a base di salumi, di formaggi, di piccole bruschette e anche qualche piccolo sottaceto. Per cominciare il pasto vero e proprio con delle fettuccine rigorosamente di ratamato e servite con un sugo, in questo caso di ragù, molto semplice. La cucina del posto ha una forte tradizione di zuppe. Negli anni sono stati veramente importanti, fondamentali, come la zuppa di ceci o la zuppa di cicerchia, un legume una volta scomparso e fortunatamente recuperato. Un altro cardine della cucina pigliese è lo gnocco. Lo gnocco di patate, in questo caso servito con un sugo a base di salsiccia e di spuntature di maiale. Proseguiamo con un altro impasto semplice di acqua e farina, con a base i funghi chiaramente della nostra zona, in questo caso porcini, aromatizzati con un po' di guanciale e di pomodorino, appena scottato in padella in maniera estremamente semplice, perché la cucina pigliese è diretta, immediata, semplice. Passando ai secondi, lo stinchetto di agnello. Baccalà è uno dei pochi pesci che si mangiava da queste parti perché era di facile conservazione e si poteva preparare in tanti modi. E si conclude, ecco, una piccola escursione su questa cucina con dei dolcetti secchi, quindi le ciambelline e la crostata. Di solito si fa con la confettura di visciole che rappresenta decisamente il territorio. E in qualsiasi ristorante andrete, è bene bere esclusivamente Cesanese del Piglio, che è il nostro vino rosso di grandissima qualità. E sotto il profilo dell'associazionismo, Piglio in provincia di Frosinone è molto attivo. Adesso andiamo ad incontrare l'assessore al turismo per scoprire le manifestazioni organizzate nel corso dell'anno. Per quanto riguarda le manifestazioni, in questo comune ne organizziamo veramente tantissime durante l'anno, anche se l'obiettivo è l'enogastronomia. Cominciamo con il mese di giugno con Borgo di Vino, cantine aperte con degustazione di prodotti tipici locali accompagnata dall'ottimo vino cesanese. Questa manifestazione si svolgerà a Piglio il secondo sabato di giugno, secondo sabato di luglio, secondo sabato di agosto, secondo sabato di settembre. Dopodiché un evento molto importante è il 3 di agosto, Notte Rossa, sempre nel borgo, dove c'è la degustazione dei prodotti tipici locali accompagnati dal vino rosso cesanese. Il 10 di agosto Calice di Stelle al Castello Alto, come tutti gli anni, poi si arriva al primo sabato di settembre con la Notte Bianca. Poi l'evento più importante enogastronomico, la festa della Sagra dell'Uva. Questa è in programma il primo weekend di ottobre. Nei 3 giorni di festa, pensate che a Piglio arrivano circa 20-25 mila visitatori. E concludiamo questi eventi enogastronomici con il primo sabato di novembre con Novelli e Vergini, dove appunto c'è la presentazione del vino novello e l'olio extravergine d'oliva. Oltre a questi eventi enogastronomici, io vorrei aggiungere una cosa molto importante. Noi abbiamo realizzato ultimamente qui a Piglio un percorso contemplativo dedicato a Papa Giovanni Paolo II. Papa Giovanni Paolo II veniva qui a Piglio a trascorrere delle giornate veramente di contemplazione. Un signore di Piglio gli ha fatto conoscere questi posti veramente straordinari. E sul percorso della via Francigena a Piglio, in provincia di Frosinone, si trova la chiesa di San Rocco, che conserva l'affresco più antico presente in paese. Scopriamolo.
Ci troviamo lungo la via Francigene che porta su al paese e incontriamo la prima chiesa che è San Rocco Madonna della Valle. Questa chiesa è del 1300, racchiude degli affreschi di scuola giutesca e di scuola Raffaello. Nel 1600 la devozione popolare ha portato alla chiusura di questa lunetta e ha nascosto i santi che si trovano nelle parti laterali, come Sant'Antonio Abate e il Beato Andrea Conti. Gli altri due santi, che sono San Leonardo e San Giovanni Evangelista con tanto di carta e penna in mano, questi due si vedono meglio perché la lunetta non è stata tutta nascosta da questo tabernacolo. Mentre l'altro affresco, che rappresenta la Madonna della Valle con San Giovannino e il Bambino, è di scuola Raffaello. Questa chiesa è rimasta così per tanti secoli perché era adibita a un lazzaretto degli appestati. Questa è Monte Scalambra, sono 1400 metri e la sua caratteristica è metà carsica e metà boschiva. Come vedete ho raccolto un po' di asparagi e poi in autunno ci sono dei funghi, dei porcini, altri funghi che noi raccogliamo qua nel nostro paese, sono i prataroli, le mazze da tamburo e altri tipi di funghi. Sono appassionato di speleologia, faccio lo speleologo da 15 anni, conosco abbastanza bene i sentieri e tutto quanto. Abbiamo cinghiali tanti, lupi anche che sono stati introdotti 2-3 anni fa, forse ci è rimasto qualche daino, qualche lastore, che è un'aquila più piccola dell'aquila, che nidifica verso quella montagna che è le Cese. Per me piglia tutto, perché io sono nato in questo paese e sono molto affezionato, anche perché sono un amante della montagna. Ho molto rispetto per questo paese, che poi tra l'altro si mangia e si beve abbastanza bene, che abbiamo il vino cesanese del Piglio, che è conosciuto non in tutta Europa, ma quasi in tutto il mondo. A Piglio, in provincia di Frosinone, c'è una forte devozione verso la Madonna, a cui è stato dedicato anche un santuario. Andiamo a conoscere la confraternita della Madonna delle Rose. La leggenda vuole che una volta c'era un grossissimo masso e su questo masso c'era disegnato appunto l'immagine che si vede sull'affresco, che un giorno, volendola spostare, una grandissima grandinata non permise di spostarla per fare la nuova chiesa. Nel 30 ottobre 1656 Piglio fu colpito da una grande pestilenza e l'immagine sudava e tutti i fedeli con i fazzoletti attingevano questo sudore dall'immagine e il Piglio fu scomparsa dalla peste. Come altre cose più importanti sono le due manifestazioni che si fanno durante l'anno a Piglio: il 30 ottobre, che è la festa proprio sua della Madonna delle Rose, e il mese di maggio o giugno, secondo come capita, alla Pentecoste, il giorno dopo la Pentecoste, che si fa appunto questa processione che fa girare tutto quanto il paese. Poi ci sono tutti i voti che la gente, gli fedeli, hanno dato per quanto riguarda tutte le grazie che la Madonna delle Rose ha fatto. La confraternita, quando è nata, non, di preciso non si sa. Per il momento conta circa 180 iscritti. Ci sono dei consiglieri, c'è un priore, un vicepriore e un segretario e un economo che gestiscono tutto quanto le confraternite. Nell'insieme, insomma, il santuario va abbastanza bene. Piglia qualcosa di eccezionale per noi pigliesi.
È giunto il momento di scoprire l'eccellenza del territorio, il vino cesanese di Piglio in provincia di Frosinone. Siamo nella cantina sociale cesanese del Piglio a Piglio e quindi parliamo del cesanese del Piglio, un vino di qualità eccellenti che comunque ha una storia molto lunga. A partire dal 1300, questo è il vino dei papi di Anagni, come Bonifacio VIII e Urbano II. Furono però i benedettini di Subiago a tenere questi vitigni nel loro orto e nel 1479 una giovinetta del Piglio rubò un ramo nel convento e di lì si è diffuso il cesanese, che è chiamato cesanese di Affile come varietà. E poi c'è un'altra varietà che è cesanese comune, nostrano, che viene dalla zona del mare, del Tirreno, dei Castelli Romani in particolare. Questo vino praticamente è stato conosciuto dai romani come un vino di alta qualità, ma in particolare dolce. Piaceva a tutti, gli osti lo venivano a prendere qui a tonnellate. Tant'è vero che il vino, quando era marzo, era finito. Nel 1970, io sono un enologo della Puglia, e arrivo qua e mi innamoro al primo bicchiere di vino, un vino di 18 gradi con 3 di zucchero. Io rimasi perché quel giorno qua c'era un metro di neve. Dico, come faranno a fare questo vino? Da quel momento il vino è passato da un vino dolce. Nel 73 abbiamo ottenuto subito la denominazione d'origine controllata. Il cesanese d'Affile, con studi fatti sui vitigni di Piglio, c'aveva 30 cloni differenti. Oggi ne abbiamo scelto 7, abbiamo incominciato a piantare questi vitigni e abbiamo ottenuto 7 cloni che sono registrati presso i registri di frutticoltura del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, e nel 2008 la prima produzione ci ha dato la denominazione d'origine controllata e garantita. Io sono rimasto. Il vino è veramente di grandissima qualità e si divide un cesanese. È un cesanese superiore e anche riserva dopo 20 mesi di invecchiamento e 6 di preimbottigliamento. Un vino che non ha meno di 14 gradi, da giovane si sente moltissimo la viola e la rosa, mano a mano che poi si degusta, noi sentiamo dei frutti rossi, come la mora, la ciliegia in particolare e il lampone. Quindi un prodotto che non bisogna bere, ma bisogna gustare, e quindi rappresenta proprio le caratteristiche della bellezza del territorio. Siamo veramente orgogliosi di questo prodotto. Indosso il tipico abbigliamento di una ciociara e abbiamo lo scialle, il corsè, il corpetto, la camicia, la gonna con il zinale, il grembiule, i pedalini, i calzini rigorosamente cuciti a mano e le tipiche cioce che danno proprio il nome alla zona. Le donne usavano indossare ornamenti come i coralli, orecchini e giri di perle di corallo e rosse. E come poteva mancare il nostro cesanese? Allora ci aspettiamo a Piglio, che ci sta il vino buono, tanto da magnà, e la gente è brava e bella, e tanta gioventù e sangue buono. Alla salute vostra! Come dicono gli abitanti di Piglio in provincia di Frosinone, in dialetto vo aspittimo, noi ci vediamo puntuali la prossima settimana. Per rivedere tutte le puntate potete consultare il nostro sito. Viva Piglio, viva la provincia di Frosinone, viva l'Italia e ciao!